Quindi il depistaggio parte subito. Alla fonte c'è il fonogramma urgente che nella mattina del 9 maggio del 78 scrisse il procuratore capo facente funzione del tempo, si chiama Gaetano Martorana. L'intestazione al fonogramma era: attentato alla sicurezza dei trasporti, operato da tale impastato Giuseppe, il quale, recandosi sul binario al chilometro, eccetera, eccetera, deponeva un ordigno dalla cui esplosione rimaneva vittima. È su questa scia che poi si inserisce l'allora maggiore Subrani. Sei ma alle 5 della sera, in Mafiopoli si riuniva la commissione edilizia. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale di Mafiopoli. Quella mattina agì anche, assieme ai suoi uomini, il comandante Subranni e da lui per primo venne l'indicazione che i fili che erano stati trovati nella macchina di Peppino Impastato servivano per far esplodere la bomba invece che come dire, far funzionare gli altoparlanti della campagna elettorale per fare i comizi nella campagna elettorale dove era impegnato come candidato per Democrazia Proletaria a Cinisi, Peppino Impastato. La commissione edilizia è riunita, si aspetta il verdetto, si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi. Mio fratello viene trovato accanto lì al casolare dove ci sono i binari, perché subito dopo il casolare, qualche decina di metri dopo, ci sono i binari della ferrovia. Lui è stato tramortito, stordito dentro il casolare, proprio da quella, dove si entra da quella porticina. Si sa quanti erano il podone? No, non si sa, ma erano diverse persone. E poi il suo corpo è stato posto lungo i binari della ferrovia Palermo-Trapani. Si sono chi sono gli esecutori materiali, sì, però non sono stati processati perché erano morti. Sono tre persone, sì, perché sono stati uccisi nella guerra di mafia. Sono tre persone, tre killer mafiosi della cosca di Gaetano Badalamenti. Peppino è stato ucciso perché era un pericolo reale continuo per la mafia. La sua attività di controinformazione, iniziata fin dall'inizio della sua attività di militante, poi le trasmissioni con Radio Out, lo sfottimento, l'uso della satira, che era una sorta di peccato di lesa maestà, poi la controinformazione molto puntuale, quindi rappresentava un pericolo per un'egemonia mafiosa che in quel periodo era assoluta. Peppino Impastato è stato ucciso per proteggere Badalamenti. Questa è la vera ragione, a mio parere, della morte di Peppino Impastato. È la convinzione che mi sono fatto durante tutto il processo. È la ragione della protezione di Badalamenti da parte di settori importanti dello Stato era in qualche modo collegata con le ragioni per cui in questo momento si sta celebrando il processo sulla trattativa. La
la ragione per cui i pezzi dello Stato proteggevano Badalamenti è collegata proprio a quello che Badalamenti aveva sempre fatto. È una cosa nota, si sa, la famosa frase di Borsellino, la mafia e lo Stato sono due entità che vivono nello stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Badalamenti in realtà è uno dei personaggi perno di questo accordo che fino a quel momento c'era tra pezzi dello Stato e la mafia. Era un personaggio che era stato nei servizi segreti, che aveva collaborato con i servizi segreti italiani, con i servizi segreti americani, era un personaggio che era anche dentro i meccanismi della politica. Nel momento in cui i corleonesi prendono il potere, uno dei primi ad essere nel mirino dei corleonesi è Badalamenti. Ma Badalamenti, assieme ad altri mafiosi, era uno di quelli che aveva detto ai carabinieri, soprattutto, perché l'informazione per primi ce l'hanno i carabinieri, questo lo si ricostruisce poi con il processo per l'omicidio francese, dice chi sono i corleonesi, il potere che hanno, come stanno prendendo, come dire, il governo della mafia. Quindi dicevi che la battaglia di Peppino era sul fatto che... Sì, là, su quella parte dove c'è quella torre saracena, era tutta lì, perché la terza pista è quella che entra in trasversale e questa parte di aeroporto non esisteva prima. E praticamente lì hanno massacrato tutta una serie di... hanno massacrato praticamente i terreni dei contadini, hanno impedito un po' l'ultima parte di cinese agricola, ora è finita, cioè... Ecco, lì c'è un aereo che sta volando, che sta in manovra. In quel momento in cui Peppino Impastato viene ucciso, Badalamenti fa ancora parte della commissione. Però una delle accuse che i corleonesi fanno a Badalamenti è che nel suo territorio c'è questa scheggia impazzita che lo sbeffeggia, che lo accusa, che organizza le lotte contro di lui e contro i suoi uomini. E quindi in qualche modo l'esistenza di Peppino Impastato è uno degli elementi che i corleonesi usano contro Badalamenti stesso. Prima Cinisi aveva la forma di un aereo, ora vedi come si è... proprio era un aereo, con la testa dell'aereo, tutto, con le ali. Ora praticamente non ha più nessuna forma, è tutto inglobata proprio.